Il Papa è arrivato tra le riviste di gossip con Il mio Papa. Su questa rivista non abbiamo nulla da dire perché è fatta... Come adesso comanda si può dire? No. E è fatta molto bene, anche perché non ci azzardiamo a parlare. Gli altri vanno appresso. Oggi... Il Papa ha un anno. No, è questo? È questo. Ma è stato eletto da un anno. Dunque... Nuovo settimanale, guardate chi c'è in copertina. Il Papa Francesco cambia il mondo e conquista le star. La contessa De Blanc voleva morire, ma il Papa l'ha salvata. Il Papa. Poi, io porno divo mi ritrovo un figlio geloso e bacchettone. Rocco Siffredi. Porno divo col figlio bacchettone. È l'effetto della tendenza Papa. Dunque, tendenza Papa, religione, culto dei morti, il nipotino di Little Tony, alla mamma, ti prego portami al cimitero da nonno Little Tony. Ma il tono delle notizie cambia con qualche incidente. Gianni Morandi che fa una visita sulla tomba di Lucio Dalla, ma la testatina rimane quella che c'era prima, Follie delle Stelle, il povero Gianni Morandi che era andato a fare una visita sulla tomba dell'amico Lucio Dalla. Poi lo scoop della settimana, il ministro Boschi era stata la Madonna del Presepe Vivente sul carretto con Babbo Natale. La rivista specifica che Babbo Natale non fa parte della storia di Gesù, che insomma meglio specificare, dal presepe al Quirinale l'abito della Boschi rimane come il manto azzurro della Vergine. Non c'è più religione. Sì, l'ho preparato il video, sì. Va all'auditorium, sì, sul palco. No, ma che? Ma non è vero che il viola porta male. Ma fidati che va bene. Ma ti vuoi fidare? È quaresima, va benissimo.